Prima ancora però c'era stato, ricomincio da tre, era stata la vostra prima esperienza per il cinema, com'è andata, com'è iniziata? Ma ricomincio da tre, è cominciata che la smorfia dopo 19 giorni di sold out continui aveva chiuso la sua attività e si cominciava a capire che cosa dovessimo fare nel futuro. Massimo arrivò con questa proposta e disse la vogliamo fare insieme, ma non avevamo proprio assolutamente idea di che cosa significasse proprio fare un film. E devo dire poi insomma con l'aiuto di un po' di amici e di fiancheggiatori e di persone che allora e oggi fortunatamente ci vogliono molto bene, siamo riusciti a fare pure quello che non eravamo capaci di fare, insomma. Poi è stato un grande successo. È stato uno dei più grandi successi del cinema italiano. Nel rivedere Ricomincio da tre, ovviamente il cinema ha avuto tutta una sua evoluzione, poi oggi il cinema, anche complice la pandemia, ha una concorrenza che è data dalle serie TV, i ragazzi sono molto attratti dalle serie. Nel rivedere quel film, come potrebbe essere tradotto oggi, se può essere tradotto Ricomincio da tre in una serie TV, secondo Lello Arena? Ci vorrebbe Massimo. Massimo saprebbe benissimo come fare e ce lo direbbe, purtroppo non ce l'abbiamo e quindi Ricomincio da tre resta Ricomincio da tre per chi ha voglia di vederlo come film. E purtroppo non abbiamo, come dire, proprio l'unica persona che potrebbe immaginarselo diversamente. Poi sono periodi duri, come avete sentito dall'altro ospite che mi ha preceduto. Qua c'è gente che oramai fa le cresime e fa le sparatorie con i coltelli, che non si è mai visto, capito? Cioè c'è gente che si spara con i coltelli, quindi stiamo veramente fronteggiando un periodo orribile. Questi si sparano con i coltelli, non mai visti sinceramente, però avevano i coltelli, si sono... Però se ci riescono vuol dire che è una cosa terribile, questi si sparano con i coltelli, è terrificante, insomma. Io non l'ho mai visto. Vabbè.